perché non ci serve più parlare degli alieni in quanto abbiamo capito tutto. Potrebbe essere un'ipotesi di titolo. No, perché è invece interessante farla questa cosa, perché l'essere umano è fatto in questo modo: attraverso l'esperienza comprende e acquisisce consapevolezza di sé. Quindi per capire chi siamo la dobbiamo fare questa esperienza. Alla fine, dopo che abbiamo fatto l'esperienza, comprendiamo anche che non era necessario farla, ma purtroppo per capirlo l'abbiamo dovuta fare questa esperienza, e quindi a volte siamo costretti a vedere come tutta la nostra vita sia basata su tre punti fondamentali: 1, 2, 3. Il primo punto è un punto in cui uno non capisce granché quello che sta succedendo. Il secondo punto è un punto in cui ti fai delle domande, cerchi di capire che hai un problema da risolvere, che prima non vedevi ma ora lo capisci. E il terzo punto è: hai risolto questo problema. Allora, il primo punto e il terzo punto sembrano la stessa cosa. Perché sei contento? Il primo punto perché non hai capito una mazza, ma sei contento perché è come il buon selvaggio che sta su un'isola tropicale, non gli importa niente di nulla, ma non sa niente. Il terzo punto sei contento e tranquillo perché hai capito tutto. Nel mezzo c'è l'esperienza. Allora, questi tre punti sono i tre punti con cui noi facciamo le cose. Ed è anche, sono stati, da una parte sono i tre punti che fanno vedere come il percorso di acquisizione di consapevolezza di Gurdjieff, di Gesù, di Buddha, hanno fatto la stessa cosa. Sono passati per questi tre punti. Prima non sapevano una mazza, dopo hanno cercato di osservare il fenomeno fisico che è l'universo, hanno capito tutto e alla fine sono rimasti contenti della contemplazione delle cose che avevano fatto e si sono fermati lì. Buddha è uno di quelli che si ferma sotto il fico ad esaminare l'universo, che ha compreso tutto, dice lui, è finita lì. Il cammino, che ne so, di un esoterista, gli esoteristi sono quelli che credono nel labirinto alchemico, che è un simbolo, te devi entrare attraverso il labirinto perché è spiritualmente un linguaggio, un percorso che te devi fare per arrivare al centro di te, dove tu comprenderai chi sei. Dopo devi in qualche modo uscire dal labirinto. Ma allora il primo punto, eri fuori dal labirinto, e il terzo punto, sei fuori dal labirinto, sono uguali. No, perché il terzo punto si differenzia dal primo in quanto te, al terzo punto, hai acquisito consapevolezza di te, sai chi sei. Nel primo punto non lo sapevi chi sei. Sei andato a scuola, prima non sapevi nulla, felice e contento. Poi vai a scuola, ti fai un culo della Madonna, e poi a un certo punto, alla fine, io vado in pensione il 1° ottobre, pensate, e alla fine te capisci che quello che hai fatto non è servito a niente, ma per capirlo lo dovevi fare. È fondamentale. Ecco, quindi questo, perché questa, permettetemi un po' troppo lunga introduzione, perché quello che è successo a me quando ho cominciato a interessarmi del fenomeno ufologico è stato questo. Tre punti. Il primo punto era: non capivo una mazza di quello che stava succedendo, non me ne poteva fregare di meno. A un certo punto trovo la Bibbia in casa e dico: che bello sto libro, me lo fai leggere? E per me era un libro di fantascienza. E allora c'era anche Peter Colosimo, dicevo 15 anni, pantaloni corti, Peter Colosimo che diceva: gli alieni sono venuti su questo pianeta e hanno fatto questo, quello e quell'altro, e giù, idee. Allora io mi sono posto il problema e sono entrato nel punto numero 2, cioè: mi fai capire che cosa c'è dietro? E ho fatto 40 anni di lavoro, 45, non so più neanche quanti anni di lavoro, che mi hanno portato alla fine, oggi, a dire: a noi degli alieni, fenomeno vero, reale, non ce ne frega più niente. È incredibile questa cosa qua, no? È pazzesco, però bisogna dimostrarlo del perché non ce ne frega più niente, perché la maggior parte della gente continua a sentire la televisione che dice delle cose, il giornale che dice delle cose, i ricercatori che scrivono dei libri,
E ovviamente, non avendo fatto tutto quel cammino e quel percorso che è necessario per capire, sono ancora nel punto numero due, cioè si fanno delle domande. Ecco, io vorrei che alla fine di questa discussione stasera si comprendesse come quando ti hai capito tutto, non ti fai più nessuna domanda, perché sai esattamente com'è il problema e sai che questo non è più un problema. Entro nel mondo dell'ufologia perché? Perché lì mi rendo conto di una cosa che credevo fosse una cosa, in realtà era un'altra cosa. Cioè, io credo di voler studiare il fenomeno ufologico, credo di voler andare alla ricerca degli alieni, perché la mia motivazione di allora, del tutto totalmente inconsapevole, incosciente, era, se gli alieni ci sono più tecnologici di noi, quindi perché non gli chiediamo a loro i nostri grandi dubbi? No, così si fa prima, loro li sapranno, ci avranno un miliardo di anni in più di noi, vedrai che si arriva prima. E in fondo gli si potrebbe anche chiedere, esiste Dio? Allora, quella era la domanda che mi ponevo e che credevo di pormi allora. Ora so che la mia domanda era un'altra. E lo so perché la mia domanda che io mi ponevo e che non sapevo pormi nel modo giusto e che quindi mi ponevo in quel modo che vi ho detto prima, esiste Dio, era un'altra, ma era la stessa domanda che ognuno di noi in milioni di modi diversi si pone. Ognuno di noi fa nella sua vita una ricerca. C'è quello che cerca il bosone di Higgs al Large Hadron Collider, c'è quello che cerca Dio, il mistico, c'è quello che cerca la struttura del cervello delle cavallette, ricercatore scientifico. Alla fine tutti noi cerchiamo una sola cosa. Noi cerchiamo, attraverso la nostra esperienza e la nostra consapevolezza che abbiamo in quel momento lì, una qualsiasi cosa dietro la quale si cela il vero motivo del quello che stiamo cercando. Noi stiamo cercando noi stessi, la nostra vera natura, il chi siamo. Nel fare questa osservazione torno indietro e dico, vedi, io non stavo cercando la struttura di Dio, io non stavo chiedendo all'alieno che ne sa più di me, a quel tempo pensavo così, esiste Dio? Io non pensavo, no, io cercavo me stesso, cercavo la mia vera natura. Non ho fatto caso alla cosa fondamentalmente importante che è la fine poi di tutto il percorso che ti fa perdere interesse nell'alieno. Quando si scopre che sei te Dio, perché detta così sembra incredibile, allora ecco che veramente scopri anche, capisci anche come il mistico che cerca tutta la sua vita, cerca Dio, il contatto con Dio, e alla fine della sua vita apre l'ultima porta e vede dietro questa porta la risultanza delle sue ricerche e vede se stesso. Sei te il creatore dell'universo. Detta così sembra una cazzata allucinante. Allora vediamo se nella ricerca dell'alieno poi venuta fuori questa cosa qui. Sì, è venuta fuori questa cosa qui. Però è chiaro che bisogna vedere com'è stata strutturata nel tempo. Gli americani avevano fatto le loro ricerche. Venivano fuori dei libri scritti, delle cose tremende, la televisione. Qui in Toscana avevamo dei casi importanti, se erano venuti alla cronaca perché se n'era parlato sul giornale. Il caso di Fornacette. A Fornacette una volta c'era il treno che passava di lì, c'era un casellante. Il casellante una sera vede, c'era un isolotto al centro del canale Scormatore, che ora non c'è più, e su questo isolotto c'era una cosa lì che non ci doveva essere, con delle lucine e degli esserini piccoli, tutti neri, che fuori erano lì e facevano delle riparazioni, dice lui. E lui da dietro a sto cespuglio cerca di guardare quello che stava succedendo. Non era così, non è accaduto così. È accaduto tutta un'altra cosa, ma sulle cronache di allora e la consapevolezza che noi avevamo del fenomeno era così. Non capivamo neanche perché gli americani vennero, il generale Quintanilla dagli Stati Uniti d'America porta attraverso la base, ahimè, che abbiamo qui a Camp Derby, ancora,
sempre lì, non pagano neanche le tasse per la spazzatura, sempre lì sono. Una macchina con dei personaggi vestiti di nero andò a trovare questo casellante, lo prese, lo chiuse dentro un cappuccio e se lo portò nella sua base e gli fece vedere delle fotografie di UFO, perché lui doveva dire quella che gli assomigliava di più, che aveva visto. Questa fu poi la ricostruzione che allora Giancarlo Barattini, allora presidente del Centro Ufologico Nazionale, fece nella sua ricerca. Erano quelle cose lì che sì, che noi dicevamo, cara, esistono gli alieni, hanno le macchine volanti, si può andare nello spazio, chissà che cosa meravigliosa. Noi, la filmologia di quel tempo faceva vedere gli alieni buoni che venivano sulla Terra e dicevano, non vi sparate le bombe nucleari tra di voi, perché se no, poverini, come si fa? Voi siete una razza di bischeri, poverini, però noi vi si protegge perché siamo buoni, dall'alto sappiamo tutto e così via. Il tempo in cui verranno fuori gli alien cattivi viene dopo e serve a livello filmologico, perché la filmologia vuole creare in te la paura di un alieno che in realtà non esiste, perché non esiste l'alieno buono e non esiste l'alieno cattivo, esiste l'alieno il quale si fa i cazzi suoi, e l'unica cosa che si può dire è che i cazzi suoi non sono i nostri. In questo contesto potrebbe apparire che l'alieno sia cattivo, ma non è cattivo, perché? E lì si comincia a capire che il concetto di buono e cattivo è un concetto duale, dove la dualità nel nostro universo non esiste. Perché vi faccio questa chiosa? Perché nello studiare il fenomeno alienologico, noi siamo stati costretti, io sono stato costretto a un certo punto a fare un passo indietro, a dire noi non possiamo studiare gli alieni se non abbiamo capito come siamo fatti noi. È un effetto boomerang, siamo tornati indietro. Allora abbiamo dovuto capire come era strutturato l'essere umano, e io ho avuto l'opportunità di farlo, probabilmente per un caso che forse non lo è stato, perché il caso in realtà non esiste, ma quando qualcuno, io lavoravo nel Centro Ufologico Nazionale, mi disse guarda, occupati di questo caso qui, un addotto italiano che si chiamava Valerio Lonzi, che abitava a Genova, ci ho lavorato 2 anni e mezzo, 3. E lì ho implementato quella tecnica che avevo capito si poteva utilizzare, perché gli americani l'avevano già utilizzata, che era l'ipnosi regressiva. Capirò alla fine di 25 anni di ipnosi che l'ipnosi non serve. Peccato, perché avevo imparato a farla benissimo. Proprio nell'istante in cui mi impadronisco della tecnica, capisco anche che la tecnica non serve più. Proprio nell'istante in cui di chimica so fare tutto, devo andare in pensione. Funziona così nella vita. E il voler rimanere lì, come alcuni dei miei colleghi che non vogliono andare in pensione neanche se li cacci a calci nel culo, è un problema egoico, capito? Perché te hai fatto per tutta la vita quel lavoro lì. Fai finta che io sono Pinotti. Ho fatto per tutta la vita l'ufo, ho dato da bere alla gente, che faccio l'ufologo. Cosa faccio? Vado in pensione? E dopo chi sono? Non sono più nessuno. Invece te non sei un ufologo, te non sei un chimico, te non sei un muratore, te sei Rossi Giovanni, cioè un'altra cosa. Chi pensa di essere ufologo per tutta la vita o chimico per tutta la vita non ha consapevolezza di chi è veramente, cioè non ha consapevolezza di sé. Guardate che tutte queste cose, vedi come sono importanti. E noi, io perché le ho creduto di capirle? Perché ho studiato l'alieno. E nello studiare l'alieno mi ha fatto da specchio, cioè mi ha ributtato addosso a me tutte quelle cose di me che io non conoscevo. Guarda che questa è un'osservazione importante. Nel fare tutte queste cose, mentre io chiacchieravo in ipnosi con l'addotto che si ricordava quello che era successo, quello che succedeva era un fenomeno che aveva del paradossale. Veniva fuori questa parte del soggetto a cui noi avevamo chiamato anima, parte animica, la quale sostanzialmente diceva
E sai, loro sono quelli che vengono a prendermi, vengono a prendere il mio contenitore, io ci abito dentro, io sono una matrice di punti di luce, sostanzialmente io sono la vita, non so che cosa sia il tempo, questi vogliono un po' della mia energia, io gliela do, tanto ne ho tanta. Punto. Ah, cazzo, no, c'è qualcosa che non va. Innanzitutto te l'hanno chiesto, glielo sa, dopo 40 anni di Andreotti, te l'hanno chiesto il permesso di prenderti l'energia. E la parte animica diceva sempre no. Allora perché gliela dai? Poverini. Come poverini? Te vedi che il tuo contenitore com'è ridotto, che passa le notti insonni, che ha paura si chiude sotto il letto perché ha paura di dormire, che la sua vita familiare è un disastro, non riesce a trovare un compagno o una compagna, i genitori litigano in continuazione. All'interno della famiglia non si parlano mai tra di loro, non c'è, e poi c'è tutta questa serie di paure, di terrori, di momenti di svenimento, di incubi in cui si apre il muro ed entra una specie di serpentone alto 2,40 m con il codone che ti ringhia nel muso e che te dici no, è un sogno, è un sogno. Però il sogno era, guarda che sembrava vero, però è un sogno, chiaramente non, il muro non si può mica aprire, però sembrava proprio vero e si vede chiaramente in quel contesto che una parte di te crede ciecamente che quello non sia un sogno e quando te studi il fenomeno sotto forma di micromovimenti del corpo ti rendi conto che l'inconscio del soggetto che sta parlando ti sta dicendo una cosa diversa da quella della tua bocca. Ti sta dicendo sì, è vero. E te lo capisci perché nel frattempo hai implementato tutte quelle tecniche di programmazione neurolinguistica che ti servono a tradurre quei linguaggi inconsapevoli del corpo, che sono un metalinguaggio, che il tuo inconscio emette fuori senza che tu te ne accorga. Per cui quando te dici una cosa, se tu dici una bugia, il tuo corpo ti tradisce immediatamente. Questo è molto utile, gli italiani dovrebbero studiare a scuola, così voglio vedere la prossima volta per chi cazzo votate. Però, e qui si capisce una cosa fondamentale, lo studio dell'alienologia ci permetteva di acquisire la consapevolezza di chi siamo noi. Lo studio di tutto questo ci permetteva di dire poi alla fine non ci sono i partiti politici, non c'è la destra e la sinistra, e l'unico partito che c'è sono io stesso, ognuno di noi deve votare per sé, e basta. Pensa che dalla ricerca dell'alieno noi siamo finiti a produrre un modello di società del futuro. È una cosa incredibile, no? Le ultime conferenze che io ho fatto sono conferenze sul mondo felice, cioè su come deve essere la società del futuro, dove ovviamente gli alieni non servono più, non ci sono più, e noi riusciamo a costruire una società dove noi, creatori del nostro universo, ci divertiamo da matti nel vivere, perché il vivere è un gioco. Però tutto questo passava attraverso la ricerca degli alieni. E allora ci sono tre step fondamentali, no? Primo, l'alieno è cattivo, perché viene a prenderti una cosa che tu hai, che lui non ha, e non ti chiede neanche il permesso. E quella cosa che viene a prenderti è una parte di te con coscienza, con consapevolezza elevata, a volte sì, a volte no, perché la parte animica, che era la preda dell'alieno, a volte non sapeva neanche chi era, non si ricordava neanche perché era qui, perché era entrata in quel contenitore, ma pensate che attraverso questo l'alieno comincia a sfumare il problema dell'alieno. E cominciava a interessarmi il problema di ma chi è questa parte animica che esce e che dice le cose? Come ti chiami? Noi non abbiamo nome. Dove abiti? Io non abito, io esisto. Te, davanti a risposte del genere, così perentorie, te senti morì. E poi c'era tutta una serie di fenomenologie che venivano fuori durante le ipnosi. Per fare le ipnosi, il primo libro di ipnosi, io l'ho comprato che avevo 15 anni, era un libro sulla autoipnosi di uno psichiatra americano, californiano, che si chiamava Lawrence Sparks. Compro questo libro e dico, interessante, un giorno mi servirà. E l'ho messo in un cassetto, mi è servito per davvero. Per dire, non è che io faccio un corso alla Marco Paret
di 5.000 euro a Madagascar e poi mi danno un foglietto dove c'è scritto sei un ipnologo. Io l'ho studiata 20 anni l'ipnosi, l'ho studiata con 2 ipnologi importanti italiani per anni prima di potermi permettere di fare un'ipnosi. Sono costretto a fare l'ipnosi perché gli ipnologi A, volevano essere pagati, B, del fenomeno dell'alieni non gliene fotteva una mazza, C, l'ipnologo di turno non aveva nessuna cultura del fenomeno ufologico, non aveva mai letto un libro, cioè è un ipnologo, fa un altro lavoro. Ancora una volta, per fare bene le cose devi sapere le cose, devi acquisire consapevolezza, devi aver studiato e non solo, devi anche aver capito. Quindi, sì, c'è qualche ufologo italiano che ha 25.000 volumi a casa sua. Forse l'ha letti, però il problema è che non l'ha capiti. Perché se ce n'aveva 3 e aveva capito quei 3 lì era meglio, no? Perché tutta una serie di disastri che sono accaduti sul territorio nazionale italiano a livello di comunicazione del fenomeno ufologico non ci sarebbero stati. Quindi l'alieno voleva questa parte di... Allora la parte che ci interessava era questa parte qui, non l'alieno. L'alieno vuole questa parte, ma perché la vuole? Perché questa parte ha una caratteristica fondamentale, è immortale, immortale. Lì mi si aprì la testa perché capii in un miliardesimo di secondo che quello che accadeva ai nostri addotti, che accadeva, cioè alle persone che dicevano di essere state interesse dell'alieno, accadeva anche da sempre nella storia a tutti quelli che erano venuti prima, ma che avendo prerequisiti scolastici differenti avevano chiamato gli alieni in un altro modo. Cioè in Toscana c'è il linchetto. Il linchetto, che è un esserino piccolo, alto 1,20 m, con 3 dita, il pollice opponibile, bizzarro, che ogni tanto ti entra in camera e ti fa degli strani scherzi. Ma c'erano gli dèi, c'erano i demoni, ci sono sempre stati nella storia e nella mitologia. Allora io che cosa ho fatto? Ho detto, mi fai vedere un attimino come gli antichi dicevano, parlavano di questi dèi, e che ti trovo? Esattamente la stessa riproduzione della fenomenologia alienologica che noi stavamo studiando. Enki ed Enlil, cioè Dupalle costo Enki e Enlil, però siamo a Babilonia, siamo probabilmente circa 12.000 anni fa, secondo me molto prima, ma famo finta di niente, ci sono questi 2 dei che, di cui si ricorda. Babilonia è Kadingir-Ra, il posto dove vengono visti passare gli dèi, e questo è il nome di Babilonia, che gli americani con la loro povera lingua traducono cancello degli dèi, gate, come all'aeroporto, cioè, e vabbè, sono americani, che te devo dire? Cioè, noi abbiamo un vocabolario di 180.000 vocaboli, l'americano ha un vocabolario di 80.000. Ci abbiamo 100.000 vocaboli in più, ma perché noi dobbiamo parlare l'ameriano? Non sarebbe meglio che loro si imparano il nostro di linguaggio, che è molto più ricco, e la cultura è del Mediterraneo, non è quella lì del Madagascar, che hanno loro il deserto, del Messico? No, noi ci tocca parlare quella lingua lì. Potere dei soldi. Però tutte queste cose andavano capite. E la parte animica era il fulcro, no? Ma che puttana, ma questa parte animica? Allora l'esigenza mia, che io facevo il chimico organico, era di tradurre questa roba con la matematica, con la fisica, perché sennò non mi avrebbe creduto nessuno, ma avrebbero tacciato da peracottaro. Ci hanno provato in tutte le salse, in tutte le lingue, ma ci fosse un cane che sia riuscito a farlo. Cioè, ci fosse uno che mi avesse detto in 40 anni di ricerca te hai sbagliato lì. Uno. C'è stata tanta gente che mi ha detto, sono tutte cazzate, dimmi dove. E anche, se quando mi hai detto dove ci aggiungi anche qualche articolo di scientifico pubblicato, io sono anche più contento. Non è mai successo. Mai. Ma perché? Di scienziati c'è più nel mondo, di cazzate ne ho sparate tante, no? Perché uno non viene e mi dice hai sbagliato qui per questo motivo, e io vado avanti, allora vado avanti e comprendo che
in quel periodo quello che succedeva è che quando io scrivevo su Facebook queste cose, che c'avevo un canale Facebook, ogni giorno io avevo qualcosa come dai 12 ai 25 hacker che tentavano di distruggermi il sito. Dai 12 ai 25. Ma come mai il sito di Pinotti non lo caga nessuno? L'ufologo importante è lui, mia io. Che strano. Allora, cosa poteva voler dire questo? Che quello che dicevo io dava fastidio, quello che diceva Pinotti no. Questa era un'ipotesi interpretativa. Almeno io, poi che cosa ho fatto? Ho smesso di occuparmi di UFO, e nello stesso istante in cui ho smesso di occuparmi di UFO, perché avevo risolto per me il problema e mi sono cominciato ad occupare di un problema diverso, che è la coscienza umana, non ho più avuto problemi di hackeraggio. Quando il problema della coscienza umana ha preso vita e qualcuno ha compreso che da lì non si torna più indietro, perché comprendere chi sei vuol dire che il potere di questo pianeta, e quindi anche quello politico, quello ecclesiale, quello monetario, si cagheranno sotto domani mattina, allora sono ricominciati gli hacker. Allora vedi che te, se non dai fastidio a nessuno, nessuno ti rompe le palle. Se te dici una puttanata tremenda, ma chi se ne frega? Ma se quella puttanata lì non è una puttanata e potrebbe influenzare l'opinione pubblica, che noi sappiamo perfettamente attraverso la televisione, i mass media, è facilmente influenzabile, soprattutto in Italia, ma in America ancora di più, se vogliamo, ecco che qualcuno deve cercare di porre rimedio. Io me ne sono sempre strafottuto, devo dire la verità. Sono andato per la mia strada e c'è un motivo fondamentale, perché io all'inizio credevo di fare il salvatore dell'umanità. Io faccio l'ufologo di Stato, io sono l'ufologo. Anche quegli altri del CU non ci hanno capito niente. Se io ho capito tutto, io libereremo l'universo contro gli alieni cattivi. Prima fase, gli alieni sono cattivi perché hanno preso qualcosa di noi senza chiederci il permesso. Nel frattempo mi studio come è fatto questo qualcosa, vettori, tensori, campi elettromagnetici, cerco di dare delle formule che descrivano la parte animica, e poi la parte mentale, e poi la parte spirituale, che sono questi tre gruppi di vettori e di tensori che sono parte di noi. Dopodiché, mentre vado avanti, e lì siamo su un parco di 3500 ipnosi, pensate, 3500 interventi di natura ipnotica più o meno profonda, che vanno dalle ipnosi relazionali alle ipnosi ericksoniane, alle ipnosi il triade color test, che poi vedremo magari brevemente. Beh, mano a mano che vado avanti mi rendo conto di due cose fondamentali. La prima è la seguente: gli alieni vogliono quella cosa lì, non tutti ce l'hanno, e di tutti quelli che hanno quella cosa lì, l'alieno può prenderne pochi, perché la coscienza e la consapevolezza degli altri è talmente inconsapevolmente elevata che l'alieno manco ci si può avvicinare all'essere umano. Cominciavamo a comprendere che attraverso la impostazione di ordini post-ipnotici messi nella testa delle persone, quando arriverà l'alieno la prossima volta e ti chiederà di andare con lui, te gli dirai: stavolta con te non ci vengo. Ecco, per la prima volta un ordine post-ipnotico messo nella testa delle persone bloccava la scena. L'alieno veniva, l'addotto di turno in automatico eseguiva l'ordine post-ipnotico e diceva: no, con te non ci vengo. E l'alieno, che è grande, grosso, robusto, c'ha tutta la tecnologia dell'universo, c'ha un miliardo di anni di più di te, girava i tacchi e se ne andava? E porca puttana, e come mai succedeva questo? Allora che cosa vuol dire? Che l'alieno sa esattamente che se tu non vuoi non ci vai? Quello stavamo scoprendo. Cioè stavamo facendo una cosa che non aveva fatto nel mondo nessuno. Il tentativo di studiare il fenomeno ufologico era arrivato fino a un certo punto, ma a nessuno gli era mai venuto nel cervello di contrastarlo. E non di contrastarlo con le armi, con le telecamere nascoste, con che ne so, ma con la tua coscienza. Porca puttana! Era qualche cosa di incredibile. Cioè,
Io, secondo me, io credo che sia stato un risultato importantissimo questo qui. E lì scatta il secondo modo di vedere l'alieno. L'alieno, che prima sembrava importantissimo, infermabile, sembrava un bimbetto, sembrava uno che ha... cioè, poverino, gli hai detto no, con te non ci vengo, non mi rompere le palle, e lui se ne va, con la coda fra le gambe, quando c'aveva la coda. Ma allora vuol dire che qualcosa funziona, allora vuol dire che questo modus comportandi dell'alieno ci faceva comprendere come l'alieno avesse paura di noi. E in quell'istante c'è il secondo modo di vedere l'alieno, primo modo di vedere l'alieno: l'alieno è cattivo e ci rompe le palle. In quel contesto, l'alieno è cattivo e ci rompe le palle, la domanda sempre era, che ora qualcuno me la fa ancora, sebbene io non mi occupi più di questo problema, ma non ci sarà sempre alieni cattivi, ci sarà un alieno buono da qualche parte, no? No, ma non perché non c'è, ma perché se ci fosse un alieno, tra virgolette, buono, che poi vediamo che cosa vuol dire buono e cattivo, l'alieno buono sa che l'unico modo per aiutarti è non interagire con te, perché se io interagisco con te e ti aiuto a fare qualche cosa, blocco il tuo processo di acquisizione di consapevolezza, che deve essere un processo personale. Io non ti posso aiutare ad avvitare una lampadina, lo posso fare una volta, due, alla terza te l'avviti da solo. Perché? Perché se no non imparerai mai ad avvitare le lampadine. E allora, nell'istante in cui tu hai aiutato la gente a fare qualcosa, scopri che non lo hai mai fatto per l'altro, ma lo hai fatto sempre per te. Perché se no l'altro piange e ti rompe i coglioni. È per te che ti fai tutto, sempre. Non esiste nessun essere nell'universo che fa qualcosa per un altro. Lo fa per sé. E la cosa migliore da fare, il miglior atto d'amore per l'altro, è non aiutarlo. Te a volte soffri perché vedi l'altro che sta per morire nella merda e te non gli devi fare niente. Deve uscire da solo da lì, perché sennò non impara. E noi siamo venuti qui per imparare. Allora il vero atto d'amore è resistere e non aiutarlo. Resistere e non aiutarlo. In quel contesto, se esisteva un alieno buono, l'alieno buono per noi non avrebbe fatto niente. Questo voleva dire che noi non ci saremmo mai accorti dell'esistenza di un alieno buono, perché esso non sarebbe mai comparso davanti ai nostri occhi. Quindi, se un alieno compariva, voleva da te qualcosa. È come Renzi. Cioè, Renzi o qualcun altro. Renzi cosa vuole da te? Il voto. Se non vuole il voto, lo vedi, compare. No, sta a casa sua. Ma nell'istante in cui vuole qualcosa da te e ti dice eleggi me che poi vedrai che come starai bene, no, lui vuole il voto, il resto viene dopo, chi se ne frega. Renzi come chiunque altro, intendo dire. Ora mi viene in mente lui, poverino, perché è quello che mi fa più pena di tutti in questo momento, ma lo dico con bontà. Lo dico con bontà. L'alieno, secondo modo di vedere l'universo, l'alieno non è né buono né cattivo, l'alieno è alieno. L'alieno da sempre, da 500.000 anni, da chissà quanto, faceva sempre la stessa cosa. Entrava sempre dal muro nella stessa parte. Non si inventava mai una strategia nuova. Non era in grado di reagire a qualsiasi movimento tu facessi nuovo. Io dicevo agli addotti, quando viene lui, ricordatevi, raccontategli una barzelletta. Lui, l'alieno, non capisce, scappa. Deve tornare a casa, si deve riprogrammare, poi torna quando ha capito che te in realtà gli stavi raccontando una cosa che per lui non ha significato. Ma lì per lì non sa cosa fare. Ma come non sa cosa fare? E lì si comincia a capire, a correlare il fatto che l'alieno non sia né buono né cattivo, non abbia fantasia. Ma perché non ha fantasia? E lì si capisce una cosa fondamentale. La nostra idea era, non ha fantasia perché non ha la parte animica. La parte animica, che corrisponde sostanzialmente all'attività dell'emisfero destro del cervello, è la parte femminile, è la parte archetipale femminile, è la parte che sente il mondo, non perché 2 più 2 faccia 4, questa è la parte maschile, è la parte spirituale, è il maschio che hai dentro di te. La parte femminile è quella che vede una cosa e dice, ma secondo me le cose vanno in questo modo. Perché? Non lo so, ma sento che è così. Ecco.
E quindi, attraverso la fantasia della parte femminile, noi vedevamo che i nostri addotti erano musicisti, suonavano uno strumento, componevano musica, componevano poesie, facevano gli attori, disegnavano in modo strabiliante, avevano delle capacità artistiche incredibili, perché erano animici. L'assenza di parte animica ti porta a essere modellato sostanzialmente in questa nostra società come la società degli alieni. Che differenza c'è tra un essere con parte animica e un essere senza parte animica? L'essere senza parte animica è sostanzialmente ripetitivo nelle cose che fa, non è sicuramente all'avanguardia, nel senso che non sarà mai un rivoluzionario, segue le regole, è sostanzialmente, come dire, rituale. La sua vita la passa in modo rituale. Devi andare a lavorare, ti hanno insegnato che 2 più 2 fa 4, non ti chiederai mai perché, tu sei contento così. Devi andare a lavorare perché devi andare a guadagnare, se ti chiedono ma perché guadagni? No, per vivere, sì, ma per vivere potresti anche fare un'altra cosa senza guadagnare. No, ma perché forse devo comprarmi un telefonino? Ma il telefonino a cosa ti serve? No, in realtà non mi serve a niente, allora perché te lo compri? Cioè, non si pone mai nessuna domanda. È quello che mette un bicchiere sul comodino alla sera, e perché non può dormire, allora il bicchiere d'acqua, e la prima sera beve questo bicchiere d'acqua e dorme e pensa che tutte le volte che berrà un bicchiere d'acqua dormirà, gli funziona per 2 sere, la terza sera non dorme più, allora pensa che forse ci ha messo troppa acqua nel bicchiere, allora pensa che forse il bicchiere doveva essere spostato un pochino più a destra, no, forse un pochino più a sinistra. Si comprende come la persona non animica tende a diventare schizofrenica, come dice Ilman, grande psicoanalista dei tempi moderni, scrive un libro, Il codice dell'anima, ad Elfi Editore, in cui parla sostanzialmente e riprende il discorso che Jung faceva della parte animica. Jung parla di animus e di anima, cioè di una parte maschile e di una parte femminile. Io dico spiritus anima, se vogliamo, cioè di una parte femminile che è il lobo destro del cervello e una parte maschile che è il lobo sinistro. Trovavamo tutti questi dati nella ipnosi. Cosa voleva l'alieno? La parte femminile di noi. Perché? Perché lui non ce l'ha. E la sceglie nei pochi esseri umani che sono dotati di questa cosa. Perché la maggior parte degli esseri umani, quella roba lì, non ce l'ha. E te ne rendi conto, a lezione, quando su 100 persone 80 dormono e hanno la midriasi della pupilla larga così, e te gli dici delle cose, ma capiscono a stento l'italiano, che per loro è un linguaggio sonoro beota. E quando parlano, emettono dei suoni gutturali di difficile comprensione, almeno per me che sono vecchietto. Ora, l'alieno è quindi ha una società ripetitiva, la stessa società ripetitiva che abbiamo noi, perché se la maggior parte delle persone, cioè come veniva fuori dai dati dell'ipnosi, l'80% non è dotato di quella cosa lì, noi siamo in mano come struttura sociale a quelle persone lì. Perché? Perché chi è animico se ne fotte del potere, se ne fotte dei soldi, non ha paura di morire, avrà paura di soffrire, ma della morte non gliene importa nulla, perché sa dentro di sé che lui ha le istruzioni, come un computer, una scheda, della immortalità. La parte animica non ha l'asse del tempo, vettorialmente tempo infinito, tempo non locale, direbbe un fisico moderno. Cioè, la parte animica vede il tempo come se accadesse tutto in un solo istante. E te ne rendi conto in ipnosi. E lì cominciamo a utilizzare le sedute ipnotiche per verificare la teoria di fisica quantistica dell'universo olografico di Bohm. Fisico quantistico importante che dice che l'universo è finto, è un ologramma, è tutto racchiuso in una pallina lunga 10 alla meno 33 centimetri e lunga 10 alla meno 44 secondi. Accade tutto lì dentro. E tutti i lavori di fisica moderna dimostrano questo. Pensate, al Large Hadron Collider,
dove hanno creduto di tirar fuori il bosone di Higgs, che si sono subito affrettati a chiamare la particella di Dio, se no il Papa ci rimaneva male, perché tutto alla fine lo scienziato deve in fondo far reclinare il capo alla Chiesa, no? Bene, accanto, nella porta accanto, c'è un signore che ha detto e pubblicato e strutturalmente dimostrato che l'universo è un ologramma piatto in due dimensioni estruso sul terzo asse dell'energia. Ma si sono mai parlati questi due? Perché se c'ha ragione l'amico Fritz di sinistra, è un c'ha ragione quello di destra, perché non c'è nessun bosone di Higgs visto che l'universo è un ologramma. Che cosa veniva fuori dall'ipnosi? Dall'ipnosi veniva fuori l'universo olografico. Esattamente. Veniva fuori tutta la storia del perché la programmazione neurolinguistica funziona. La programmazione neurolinguistica è quella cosa che te c'hai un problema psicologico, psicoanalitico, hai paura del buio, vai dal PNLista, il PNLista ti riprogramma facendoti ricordare attraverso una cosa che chiama timeline quando la prima volta hai avuto paura del buio. Quindi ti riporta in quel punto, in quel momento, in quell'istante, ti fa rivivere l'emozione, te la ristruttura l'emozione e ti guarisce. Il PNLista non si rendeva conto di aver usato una linea temporale finta, dove tutto accade in un unico istante. Il tuo passato è copresente con il presente, quindi la tua coscienza del passato e del presente è la stessa coscienza. E te non hai coscienza perché non ce l'avevi neanche nel passato. Quindi vai nel passato, fai qualcosa che non esiste. È come una stanza di là. Ristrutturi la tua coscienza. E come dire, dici alla tua parte animica come sono le cose, quella vede, comprende, capisce e tu non hai più paura, né nel passato, né nel presente, né nel futuro, perché tu in qualsiasi istante abbia fatto questo processo di acquisizione di consapevolezza hai capito. E allora ci viene in mente un altro signore che a me mi sembrava un bischero, invece poi si è scoperto che non lo era tanto e che era Brian Weiss. Brian Weiss è un psichiatra americano il quale si era inventato una metodologia, ti curo con l'ipnosi regressiva. Te andavi lì, c'avevi una malattia, lui in qualche modo cercava nella tua psiche, in ipnosi, di farti ricordare una tua vita passata, tra virgolette, dove ovviamente veniva fuori lo stesso problema che avevi qui. Sotto mentite spoglie diverse, ma insomma è lo stesso problema, ti guariva lì e te guarivi nel presente. Funzionava così. Poi, nell'istante in cui Brian Weiss ha cercato di comprendere questo fenomeno, non lo sa fare perché non ha studiato la fisica quantistica, perché è uno psichiatra, e quindi poi ha sparato delle cazzate. Però all'inizio funzionava, c'era un motivo, funzionava. Allora, se l'universo non è locale, cioè non c'è lo spazio, non c'è il tempo, non c'è il futuro, non c'è il passato, bisognava trovare dei lavori di fisica quantistica che dimostrassero questo. Io li ho trovati e li ho pubblicati nei lavori che ho scritto io, dicendo guardate che qui c'è questo che ha scritto questo, 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 questo e quest'altro. E questo ci faceva capire anche come vengono gli alieni qui. Gli alieni non vengono qui, sono già qui, perché c'è solo il qui, anche se a noi ci sembra che ci sia anche il là. No. Allora, c'è un sistema speciale per far muovere e nel prossimo lavoro che sto per pubblicare, che sarà l'ultimo, in qualche modo il loop si chiude perché sono tornato a parlare della metodologia che gli alieni usano per muoversi nello spazio-tempo, perché questa ci serve per comprendere come funziona il cervello umano. Quindi, vedi come lo studio che noi abbiamo fatto sugli alieni ci è poi servito per comprendere qualcosa di noi, a boomerang. Noi siamo la cosa importante, non l'alieno. Il secondo punto era, gli alieni non sono né buoni né cattivi, sono alieni. Il terzo step sarà ancora più tremendo, perché noi continuiamo a fare le ipnosi regressive, cerchiamo di capire cosa gli alieni volevano da noi, come erano fatti, come venivano, cosa facevano. Nelle ipnosi venivano fuori tutte quelle apparecchiature che loro usavano, il sistema spazio-temporale di contrazione dello spazio-tempo, l'intervento dei militari terrestri collusi con gli alieni, chiarissimo, ripetibile in tutte le ipnosi, quando c'era un alieno di un certo tipo, c'era sempre un militare che parlava quella lingua lì.
gruppi di potere alieni legati a gruppi di potere terreni. Non c'è, in 3600 casi, non abbiamo mai avuto un alieno diverso che parlasse in un contesto differente con un militare di lingua diversa. L'americano, c'era sempre questa specie di serpentone col codone, l'israeliano c'era sempre un alieno cavalletta, un insettone, il francese c'aveva sempre il biondo a cinque dita, quello che noi abbiamo poi identificato come biondo a cinque dita, l'arabo aveva sempre l'alieno, l'alto, il biondo a sei dita, quello un po' efebico, quello che c'ha sempre questo medaglione con una stella esafala qui. Trovavamo attaccate alle vesti degli alieni gli stessi simboli della massoneria di oggi. C'è una pausa che può avere un significato. Ci dobbiamo chiedere perché. No, noi ce lo siamo chiesti e siamo andati a fare delle scorribande nel mondo della massoneria e abbiamo capito da dove veniva fuori la massoneria, storicamente, che cosa vuole la massoneria, a quale potere forte è attaccata la massoneria, e ci siamo cominciati a rendere conto che dalle ipnosi regressive non solo venivano fuori gli alieni, ma venivano fuori anche le messe massoniche dentro delle stanze che sembravano dei templi massonici, dove qualcuno vestito da prete, insieme a persone vestite come il Ku Klux Klan, cioè con quei cappucci, di bianco le femmine e di nero i maschi, facessero qualcosa contro questa, con questa povera addotta, in una cerimonia in cui c'erano su una specie di altare di pietra sempre due, un maschio e una femmina nudi, che tentavano di fare qualche cosa di sessuale. Poi s'apriva il cielo, scendeva l'alieno, si prendeva la bimbetta, se la portava su, lei ricordava in ipnosi tutto quello che ti fanno al piano di sopra, poi veniva riportata giù la bimbetta e a un certo punto la bimbetta si trovava fuori nel giardino di questa strana casa, si ricorderà poi questo, e la sua e finiva per dire: ora capisco perché mio babbo ha tanti soldi, che faceva il verduraio a Torino, non capisco come mai. E si cominciano, ora ti capita una volta, ma ti capita un sacco di volte questo stesso tipo di racconto che te non penseresti mai di trovare nella testa di un addusido, di un addotto. Mai. Cominci a dire: ah, ecco che i nostri massoni italiani, manco se ricordano, mondiali, manco se ricordano che stanno utilizzando gli stessi simboli degli falsi dei a cui loro si rivolgono. Perché funziona così. E allora si fa le ricerche nel mito e si va a vedere che nel mito ci sono queste cose, dove gli alieni di oggi sono gli stessi dei di una volta. Ecco da dove nasce fondamentalmente l'aspetto massonico della massoneria, l'aspetto alchemico della massoneria, no? Voi sapete perfettamente, l'alchimia è stata una scienza incredibile e a un certo punto la massoneria si occupa dell'alchimia, e soprattutto in quell'istante che si vuole trasformare l'uomo, l'homo piscis, cioè l'uomo pesce, l'uomo, il piombo in oro, il bambino di legno, il burattino di legno in bambino vero, dove la fatina era la rappresentazione della parte animica vestita di blu. Il grillo parlante verde era la rappresentazione della mente e Geppetto era la rappresentazione della parte spirituale di sé. Cominciavamo a pensare che noi potevamo sviluppare una tecnica che ci avrebbe tirato fuori dal problema alienologico. Questa tecnica era: ma allora noi siamo importanti, ma perché dentro di noi abbiamo queste tre entità che sono un'anima, una mente e uno spirito che sono diverse tra di loro? Che cosa dice la parte animica? La parte animica dice: ma noi una volta eravamo tutti insieme, noi una volta eravamo attaccati, noi una volta poi qualcuno ci ha diviso. Vai a vedere nel mito e scopri la pistis sophia, che sarebbe la coscienza intelligente, la coscienza consapevole, che va dall'arconte e lo chiama falso dio. Tu hai creato dei contenitori, ti dice così, nei quali Eva e Zoe, le due parti animiche del nostro universo e nell'altro universo, entrano e te le vuoi utilizzare. Ma un giorno
Eva comprenderà e si rivolterà contro di te. Era quello che stava succedendo. Nelle ipnosi regressive la parte animica si ricordava che qualcuno che lei intravedeva in qualche modo come un uomo bianco, alto, grande, con la barba, una specie di dio greco, l'aveva creata. Invece si scopriva che non era vero e che lei, la parte animica, la giovane figlia, non era affatto giovane figlia di questo dio che le imponeva il comando. Era la parte animica che aveva creato il dio. Perché la parte animica non ha tempo e nasce dall'inizio dell'universo, se vogliamo dirla così. E in quell'istante, nelle ipnosi, la parte animica piangeva. Cioè, è incredibile. È incredibile. Perché? Piangeva perché comprendeva l'inganno con la quale lei era stata trattata. Noi serviamo agli dèi. A noi gli dèi non ci servono. E c'è un'altra cosa importante da comprendere, perché allora uno potrebbe dire, ma porca puttana, ora viene il Dio, ci penso, gli spacco il culo. No, no, guai utilizzare il sistema che loro hanno usato con te, perché ti ridurresti al suo livello. Noi siamo i creatori dell'universo, li comprendi come tu stesso, creatore dell'universo, ti sei messo nella condizione di farti fregare. E questo accade solo perché all'interno delle ipnosi veniva fuori la struttura di come l'universo era nato. Come è nato l'universo? Allora poi mi faccio raccontare come è nato l'universo e poi vado a consultare il mio amico di fisica quantistica cosa dice. O un dice la stessa cosa. Allora ecco che nasce l'idea di come è nato l'universo. Mettiamo insieme il mito. Mettiamo insieme la fisica quantistica, che è fondamentale, e mettiamo insieme quello che la parte animica dell'addotto diceva in ipnosi, e poi dopo la parte coscienziale dell'addotto. La coscienza era la unificazione di anima, mente e spirito che tornano a essere uno, come all'inizio. La parte animica, la parte coscienziale, è la coscienza. La coscienza è quella cosa che non è descrivibile perché non si muove né nello spazio né nel tempo, che non ci sono. Non la puoi descrivere matematicamente, è una costante, K, che noi abbiamo identificato come il valore dell'entropia S, dell'universo, l'entropia, quella che i fisici chiamano informazione. L'entropia è Dio, noi siamo entropia. L'entropia si divide in due. Nell'istante in cui si divide in due, lo fa solo per caso, perché una cosa sola, un oggetto solo, non può fare altro che dividersi in due. Non ci sono altre possibilità. L'entropia si divide in due. In quell'istante nasce la dualità. Buono, cattivo, acceso, spento, pieno, vuoto. Nasce la dualità e nasce il libero arbitrio. Sapete perché? Perché la dualità vuol dire che io posso andare avanti o indietro, a destra o a sinistra, in alto o in basso. Cioè vuol dire che io posso scegliere cosa fare. Se non esisteva la dualità, era come se la mia esperienza fosse stata messa su un binario e io dovevo andare in questa direzione. E allora che cazzo di esperienza è? Sono obbligato a fare quella strada. Non ho libero arbitrio. E invece il libero arbitrio esiste perché c'è la dualità. In quell'istante, che è lo stesso istante anche di ora, perché l'universo è un solo istante, accade tutto in un unico istante, in quell'istante lì, la coscienza che si divide in due coscienze comprende solo in quell'istante, perché prima non sapeva neanche cos'era la comprensione, che ha perso un pezzo. Porca puttana, pezzo di me, perché ti sei staccato? E nasce l'istinto di colpa, è stata colpa tua. E dall'altra parte nasce la paura. E ora come faccio? Sono i due atteggiamenti che noi rincontravamo a specchio nelle parti spirituali e nelle parti animiche, che noi rincontriamo a specchio nella società maschile e femminile, nella dualità di tutto l'universo. Nell'istante in cui si è creata la dualità, la coscienza deve dire, bisogna che studia questa cosa, io la devo capire che cosa è successo, perché così potrò dire chi sono, potrò dire che studiando tutta la separazione io sono il contrario, io sono l'uno. Però devo fare l'esperienza della dualità. In quell'istante, quando la coscienza ha creato la dualità, ha creato anche Shiva e Vishnu. Nel mito,
gli due dei, uno dell'universo A e l'altro dell'universo B, uno legato al colore blu e l'altro legato al colore giallo. I colori sono immagini geometriche che il nostro cervello utilizza per identificare esattamente la struttura dell'universo, e lo fa inconsapevolmente nel modo corretto. Cioè, noi siamo i creatori dell'universo, non ce lo ricordiamo, ma dentro di noi qualcosa lo sa. Per cui, tutte le volte che io analizzo il mio cervello per fare una simulazione mentale, mi voglio immaginare una pallina di gomma che casca sul pavimento e la vedi rimbalzare. Chi ti ha detto che rimbalzava? E rimbalza con le stesse leggi della fisica che sono quelle vere. Porca puttana, allora il tuo cervello sa le leggi della fisica, ma questo lo sa anche uno gnomo del Bengala. E porca puttana, come mai le persone destre pensano che il passato sia di qua e che il futuro sia di là, mentre i mancini il contrario? Come mai nel tuo cervello c'è una struttura precisa dello spazio, del tempo e dell'energia? Perché te sei il creatore dell'universo e te l'universo l'hai fatto con le regole tue. Allora, sono tre assi fondamentali. Questi tre assi fondamentali li ritroviamo nel mito della Cabala ebraica, quando c'è scritto che l'universo ha sei assi, ha sei direzioni, alto, basso, destra, sinistra, avanti, dietro. Sono esattamente gli stessi assi che noi abbiamo utilizzato per costruire il mondo delle videon, cioè dell'evidente, di quello che è la realtà, se vuoi, virtuale dell'universo. In questo contesto, l'alieno non era più alieno, cioè né buono né cattivo, ma prendeva un altro aspetto. Prima era cattivo, poi era semplicemente alieno, e ora? E ora è lo specchio di noi. Come lo specchio di noi? Cosa vuol dire? Vuol dire che la coscienza, quando si è trovata divisa in due, è andata da Shiva e Vishnu e gli ha detto: senti, per favore, mi dividi, così io faccio l'esperienza della divisione. È come se la coscienza, tutte le volte che fa una creazione, crea un coltello, e poi, per capire che cazzo ha creato, si deve tagliare col coltello. Cioè, pensa che cosa vuol dire questo. Tutte le volte che tu crei qualcosa, tu devi divenire quel qualcosa, e per divenirlo devi farne esperienza. Cioè, tra l'essere e il manifestarsi, thank you.
capito. Lì è chiaro che attraverso l'esperienza dell'adduzione, l'adduzione tu stesso l'hai creata in qualche modo, perché tu stesso inconsapevolmente sei il creatore dell'universo e tu ti sei messo nei casini perché attraverso questi casini tu possa comprendere quello che non hai potuto comprendere. Diciamolo in un altro modo, perché tutto questo, se è vero, è la copia esatta di tutto quello che facciamo ogni giorno. Io sono sano, punto numero uno. Io mi ammalo, punto numero due. Io guarisco, punto numero tre. Il punto numero uno e il punto numero tre sembrano uguali, perché io sono sano nell'uno e nel tre. Sì, ma cosa è successo nel mezzo? Io sono sano. Io mi ammalo perché decido di ammalarmi, perché attraverso la produzione di una situation comedy esterna cerco di capire una cosa che se non faccio così non capirei internamente a me. Estroietto da me quella parte di me che non ho capito e che io voglio capire. La malattia è la rappresentazione di un momento fortunato in cui tu hai l'opportunità di capire. Capisci perché ti sei ammalato e guarisci, perché se non capisci, non guarisci. Questo veniva fuori. Allora cosa voleva dire questa cosa? Guarda, stiamo studiando gli alieni e comprendiamo che tutte le malattie dell'universo sono psicosomatiche. Tutte, dall'unghia incarnita al tumore. E io ti posso dire che sono talmente convinto di questa cosa qui, perché... Perché sperimentalmente t'ho visto delle persone col tumore che domani mattina sono guarite. E sono guarite perché? La mia parte coscienziale è uscita, dice la ragazza, ha toccato la parte coscienziale di mia zia che era ricoverata perché domani mattina doveva fare l'asportazione del tumore. Si sono parlate durante la notte, io non mi ricordo bene, il giorno dopo la zia il tumore non ce l'ha più. Funziona così. E allora siamo andati a verificare, e voi verificatelo, perché quello che vi dico è solamente un sunto di 25.000 pagine che ho scritto in questi anni e in questo contesto, in un articolo estremamente complicato che si chiama Evideon 3, dove se riuscite ad arrivare in fondo vi invito a cena, vi invito a cena, perché è veramente una cozzaglia di lavori di fisica quantistica allucinanti pubblicati, dove si dimostra come il corpo umano emette biofotoni e questi cazzo di biofotoni fanno qualcosa per cui riescono a produrre fenomeni di guarigione nel corpo umano, con dati pubblicati su PubMed. Uno di questi dati pubblicati su PubMed di un signore che si chiama Persinger, che gli ufologi conoscono molto bene perché è stato uno che si è interessato ai suoi tempi anche di questo aspetto per il governo americano e canadese, pubblica, un neurofisiologo, l'articolo in cui prende delle persone e le mette in una stanza buia e poi le fotografa con una fotocamera a infrarossi, mentre gli chiede di immaginarsi nella testa di creare una luce. O gli si illumina il lobo destro del cervello all'infrarosso. Lui sta creando i suoi fotoni. Tu sei il creatore dell'universo. E come crei i fotoni, crei tutto. Perché? Perché nell'universo ci sono solo i fotoni, non c'è nient'altro. La materia è costruita da fotoni. I leptoni, che sono, che so, gli elettroni, che sono un nome che già vi ricordate di più, è fatto di un fotone e di un antifotone. Dove? Dove? L'antileptone, l'antielettrone, è fatto di un antifotone e un fotone, cioè l'immagine speculare. Tutto l'universo è legato ad un piano di simmetria. Da una parte c'è Shiva e dall'altra parte c'è Vishnu. E in questo grande casino ci sono gli alieni che vogliono prenderti quella parte che te hai e che loro, perché sono esseri incompleti, non hanno. Ai quali tu hai dato il permesso del tutto inconsapevole di venire a romperti le palle per ricordarti in questa esperienza qui che te, questa esperienza, la devi finire. Devi comprendere, devi ricordare, cioè, chi sei. Nell'istante in cui tu ricordi chi sei, le tre sfere di anima, di mente e di spirito, le tre coscienze di anima, di mente e di spirito si riuniscono insieme. Indelebilmente, non si torna più irreversibilmente.
In quel contesto l'entropia del sistema aumenta e siccome l'entropia è legata alla consapevolezza di sé, cioè al delta S, i fisici lo chiamano così, cioè differenza di entropia che c'è tra un istante prima e un istante dopo, te torni a comprendere chi sei e nel tuo cervello la tua simulazione mentale ti fa ricordare veramente il tempo, l'inizio del tempo. Lo sapete che ci stiamo facendo un discorso che è andato in una direzione, voi non ve ne siete resi conto, ma noi ci siamo allontanati dall'alieno, non ne abbiamo praticamente quasi più parlato, non ce n'è fregato più una mazza, perché nell'istante in cui noi comprendiamo chi siamo, comprendiamo che abbiamo noi stessi creato l'alieno perché venisse a romperci le palle per farci ricordare chi siamo. E questo concetto lo possiamo utilizzare tutti i giorni nella vita quotidiana. Perché? Perché io estroietto, creo ogni istante della mia realtà virtuale, in questo istante, per esempio. Ma che cosa creo? Creo soprattutto la parte di me che mi fa fatica a capire dall'interno. Il pittore che l'altro giorno mi diceva, io ho fatto un quadro, ho fatto questo quadro, l'ho messo davanti a lei, l'ho attaccato al muro, lo guardo, so che mi deve dire qualcosa, ma non capisco, ma sono sicuro che mi vuol dire qualcosa. E dico, certo che te non capisci, perché te che cosa hai fatto? Cosa avrebbe detto Jung? Jung avrebbe detto, hai estroiettato fuori di te una tua opera, il quadro sei tu. Io dico di più, hai estroiettato fuori di te quella parte di te che all'interno non vedi e hai bisogno di vederla in un altro modo, se no non la capisci. Quindi dentro quel quadro c'è quella parte di te che te non hai capito, quella cosa che devi fare nella vita, che devi passare, quell'esperienza che solo se la estroietti fuori riuscirai a vedere. Sai che cosa vuol dire questo? Ti cambia il mondo. Ecco perché noi arriviamo poi in fondo a parlare del mondo felice e dell'alieno non ce ne fotte più una mazza. Perché? Beh, per esempio, prendiamo il nostro mondo, prendiamo la politica. No, la politica è fatta di politici che sono lì. E te dici, questi politici però non vanno bene, guarda cosa fanno qua, là, su, giù. I politici sono lo specchio tuo, lo specchio della realtà media degli italiani. La politica è quella lì, cioè te sei così, perché ti lamenti? Guarda che te non lo ammetterai mai, ma quel politico lì è lì perché te ce lo hai voluto, perché ti permette di rubare anche a te, come diceva Berlusca. Rubo io, potete rubare anche voi, allora sì che ti voto. Era così che funzionava così. Quindi, l'ho detto Berlusconi, poverino, non è cattivo Berlusconi, una volta avrei detto Berlusconi è cattivo, va ammazzato. No, era un errore. Berlusconi non è cattivo, al massimo è ignorante, cioè ha una consapevolezza di sé bassa. E ognuno di noi non fa delle stronzate, non ci sono i buoni e i cattivi. Ognuno di noi fa sempre al meglio di sé. Berlusconi ha fatto al meglio di sé, che però era per sé, giustamente, non era per noi. E in questo contesto ha usato il suo modo egoico di vedere le cose, credendo sovente di fare anche un piacere agli italiani. Invece in realtà il piacere lo faceva solamente per sé. Torniamo al punto di partenza. Non esiste nessuno nell'universo che faccia qualcosa per l'altro. Esiste due aspetti fondamentali. L'egoico e il consapevole. Tutti e due fanno solo per se stesso, ma l'egoico non lo sa. Tutto lì. Se tu lo fai consapevolmente per te stesso, è un'altra cosa. Io non aiuto la persona ad avvitare le lampadine, non perché sono cattivo, perché so esattamente che la persona che non sa avvitare le lampadine è quella parte di me, a specchio, che ha bisogno di acquisire la consapevolezza. Io glielo devo lasciar fare. Perché se invece l'aiuto, l'aiuto perché sennò mi brontola per una settimana in casa. E allora lo faccio per me, perché non voglio sentire il brontolio nell'orecchio. Ecco, questo è un aspetto generale della vita, insomma, familiare, se vogliamo dire così, no? Quindi, Berlusconi non è cattivo, è scemo, semmai, cioè ha poca consapevolezza di sé. Come potrebbe essere quell'altro, insomma, non voglio dire... appunto, ognuno di voi sa se vi è venuto in mente ce n'è per tutti. Allora, questo vuol dire che in un futuro, quando io passo in una
in una piazza e non sono armonico con me stesso, e in questa piazza c'è un unico disgraziato accoltellatore, l'accoltellatore mi accoltella, ma non mi accoltella perché è un altro, mi accoltella perché io ho bisogno di essere accoltellato, e l'esperienza fondamentale è che da quella accoltellatura io mi devo chiedere cosa c'è di me che non va. Perché se io sono in armonia con me stesso e passo in una piazza in cui ci sono 100 accoltellatori, nessuno mi tocca. È questo l'aspetto fondamentale. E questa cosa che noi avevamo compreso studiando gli alieni, la rivoltiamo sulla nostra acquisizione di consapevolezza che ci serve per creare il nostro mondo felice. Un mondo felice in cui non c'è più necessità di avere i soldi. Un mondo felice in cui non c'è la dualità, dove non ci sono più i ricchi e i poveri. Un mondo felice in cui non sono felici perché tutti ridiamo, ma è consapevolezza, cioè è armonia. Mi vengono in mente delle... cioè, a ognuno di noi gli viene in mente qualcosa. Come dire, che cos'è che rema contro e che cos'è che mi può portare verso il mondo felice? È facile. Te non devi fare nessuna rivoluzione. Pensa, hai fatto già la rivoluzione industriale, hai fatto la rivoluzione militare, hai fatto la rivoluzione storica, hai tentato la rivoluzione economica, politica e sociale. Sono stati un fallimento. L'unica rivoluzione che ancora dobbiamo fare, non l'abbiamo fatta, è la rivoluzione coscienziale. Quella che ci porta a dire e a ricordare chi siamo veramente. A quel punto si comprende come la termodinamica quantistica ti dà l'istruzione finale. Tutto ciò che divide ti frega, tutto ciò che unisce va verso l'aumento di entropia. Questo perché l'entropia è uguale almeno al logaritmo dei microstati, che detto così dice, ma cazzo, che forma è? Allora, il meno logaritmo dei microstati, te lo spiego in 5 secondi. I microstati sono le situazioni in cui tu puoi essere. Per esempio, se sei seduto o in piedi, c'hai 2 microstati, meno logaritmo di 2. Se te puoi essere solamente seduto, i microstati sono 1, meno logaritmo di 1. Allora il logaritmo di 1 è 0 ed è il valore massimo dell'entropia. Vedi che 2 cose hanno un'entropia più grande di una cosa sola? Sai cosa vuol dire questo? Che quando tu unisci 2 cose, la somma delle 2 cose è superiore veramente alla somma delle 2 cose. 5 più 5 non fa 10, ma fa 12 per la legge dell'entropia. Questa legge dell'entropia ti permette di spiegare a uno studente di chimica come si formano i legami molecolari. Perché 2 legami si formano perché la sovrapposizione di 2 orbitali, uno pieno e uno vuoto di elettroni, si mettono insieme. Un acido e una base. Ma gli orbitali mica si mettono insieme sempre. L'idea che un acido e una base interagiscano tra di loro è falsa. Interagiscono fra di loro solo quando gli orbitali hanno la stessa superficie. E secondo Hawkins, la superficie è la rappresentazione dell'entropia. Quindi, per esempio, l'abbiamo detto con gli orbitali, diciamolo con le persone. Io posso influenzare un'altra persona? No, mai. Perché? Perché le 2 persone possono avere un'entropia molto diversa, cioè uno avere una coscienza elevatissima e l'altro una coscienza minima, una consapevolezza minima. Allora questi 2 non si possono incontrare, non si vedranno mai, non potranno influenzarsi l'uno con l'altro. Oppure posso mettere insieme 2 consapevolezze uguali. Sì, le metto insieme, ci sarà un forte legame, ma nessuno influenza l'altro perché i 2 sono in realtà la stessa cosa. Quindi nessuno può influenzare l'altro. Che cosa vuol dire questo a livello sociale? Che io, oltre a mettere in galera Vanna Marchi, avrei messo in galera tutti quelli che sono andati a comprare la cremina. Questo vuol dire. Capisci? Cioè, ti cambia il modo di vedere la realtà. E non hai più ragione di votare, né a destra né a sinistra. Perché te voti solo per te, perché tu sei il tuo partito. E questo non deve essere preso come un'idea. Vedete, capite perfettamente che come non esistono gli alieni buoni e gli alieni cattivi, non esiste il vuoto e il pieno, non esiste il duale. Il duale esiste solo perché la coscienza ha avuto bisogno di manifestarsi dualmente per comprendere che lei è il contrario. Lei non è la divisione, ma per capire che non è la divisione ha dovuto studiare la divisione. Per cui il gioco del ponte a Pisa, fai conto che sia una corda. La corda rimane ferma. Rimane ferma perché non c'è nessuno che tira,
o rimane ferma perché le due squadre tirano con la stessa forza. Vedi che il pieno è il vuoto. Nell'universo c'è un posto vuoto, non c'è niente. Non c'è niente perché non c'è niente, o non c'è niente perché c'è tutta materia e tutta antimateria che si annichiliscono tra di loro. Questa è la fisica moderna. La fisica moderna ti dice che c'è tutto di materia e tutto di antimateria che si annichilisce. Quindi in realtà quel vuoto lì che te stai vedendo è pieno. Questa è la fisica moderna, che prende il nome di zero point energy. Questa è la fisica moderna. Quindi capite immediatamente che quando te vai a votare, comprendi che non esiste un'idea di destra o un'idea di sinistra. Esiste un'idea, che non c'è la destra e la sinistra. Cioè, semmai, due fazioni che usano noi, il termine noi. Noi abbiamo rubato meno di voi. Come? Cazzo, ma te non devi fare questo discorso qui. Te devi dire noi non abbiamo rubato. No? Perché dici così? Cioè, voi avete rubato, sì, ma anche voi. Non si dice così. Te devi dire no, noi non abbiamo rubato. Capisci che allora c'è una destra e una sinistra, che se te li guardi bene, i progetti sostanzialmente sembrano gli stessi, e che sono manipolati da una cosa sola, che chiunque vinca, la destra e la sinistra, vince sempre questa cosa sola, la massoneria. Oh, guarda, ma non era quella che stava dietro all'adduzione aliena? Il massone non era quello che era legato alla grande industria, al grande potere, al grande soldo, alla grande politica, all'alieno che gli diceva come governare. Porca puttana, ma lo sai che se noi eliminiamo questa parte qui, abbiamo eliminato chi comanda su questo pianeta e abbiamo tolto all'alieno la forza, la mano, longa manus dell'alieno per governare questo pianeta. Perché allora si capiscono anche un sacco di cosette. Le cosette più banali dell'ufologia si capiscono subito. Per anni abbiamo parlato dell'ufologia in termini di grande inganno, inganno dei nostri governanti. Questo inganno dei nostri governanti lo comprendiamo perfettamente ora. Perché? Qual è il vero inganno? Il vero inganno è che i nostri governanti, cioè le 2000 persone che governano tutto questo pianeta, sono esattamente consci che ci sono gli alieni, i quali gli hanno detto, sai, noi si fa un patto, e l'ufologia lo chiama patto scellerato. Il patto funziona così, io ti dico a te, terrestre, che governi questo pianeta, te basta che fai una cosa sola, quella cosa che fa Pinotti, una cosa sola. Tutte le volte che vengono fuori degli avvistamenti falsi, te li reclamizzi. Tutte le volte che vengono fuori avvistamenti veri, tu dici che gli alieni non ci sono. Perché l'essere umano non deve acquisire la consapevolezza del fatto che noi ci siamo e siamo quelli lì. Perché se acquisisce consapevolezza l'essere umano, noi siamo finiti. In compenso faremo quello che stiamo facendo per noi. Noi che cosa stiamo tentando di fare? Utilizziamo le parti animiche di questi esseri staccati, dividi e timpera, per utilizzare la loro parte animica, quella che non ha asse del tempo, cioè vogliamo manipolare la loro immortalità per renderci noi immortali. E quando il nostro progetto sarà finito, un po' di parti animiche ci saranno anche per voi, che sarete immortali anche voi. E il mito torna perfettamente dal mitico ritratto di Dorian Gray, che vedeva nel romanzo e nel film il suo quadro invecchiare, la sua immagine virtuale invecchiare, e lui non invecchiava mai perché aveva fatto il patto col diavolo che ti prendeva la parte animica. In tutte le culture, dalla Mesopotamia in giù, c'è il diavolo, il demone che ti prende l'anima. In tutte le culture c'è il diavolo che non ha immagine speculare. Lo sapete perché il diavolo non ha immagine speculare? Perché passa davanti allo specchio e non si vede l'immagine. Lo dice il mito. Ha una realtà fisica questa cosa qui. Il diavolo, il demone, che è l'alieno che viene da di là, dal mondo di Shiva, è fatto di antimateria. E l'antimateria passa attraverso lo specchio. Non viene come i fotoni, ributtata indietro. E nel mito noi ritroviamo esattamente gli stessi aspetti della fisica moderna. Cioè, è incredibile questa cosa qui. Ma allora qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è,
Se noi abbiamo capito questo, noi ora possiamo fare veramente una cosa meravigliosa. Possiamo tentare di vivere il mondo felice, di fare la vera riforma che noi vogliamo fare, che tutti vorrebbero fare. Non ci stiamo più a lamentare che noi abbiamo delegato altri a comandare per noi, però, perché se no siamo rovinati. Cioè, non deleghiamo il potere religioso a decidere se noi dobbiamo andare all'inferno o in paradiso. Non chiediamo al primo ministro italiano di governare per noi quando sappiamo che lui governa solamente per se stesso. Riprendiamoci il gusto di dire io faccio, perché attraverso io faccio, io sono, io divengo, io torno a ricordarmi che sono il creatore dell'universo. Che cosa volete che succeda? Quando noi stabiliamo attraverso una meditazione mentale, triade, color, test, dinamico, flash, che le tre sfere che vediamo nella testa, attraverso questa procedura, una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale, si riuniscono in un'unica sfera, che questa sfera diventa di tutti i colori, cioè di nessun colore. Vedi che lo zero point energy ritorna ad essere vero. Il nessun colore è la somma di tutti i colori. E ogni colore il tuo cervello pensa che sia una cosa che tu sai fare. Tu sai fare tutto. Quindi la sfera finale di anima, mente e spirito sovrapposte insieme è completamente trasparente. Riapri gli occhi e vedi la tua stanza che è la tua stanza. Però ti sembra diversa. La vedi meglio. Senti anche il rumore di quella signora che sta a 3 isolati di distanza che chiacchiera col suo bimbetto. Cioè, hai acquisito una serie di canali visivo, auditivo e cinestesico che sono 100 volte più di quello che avevi prima. Non ti accorgi di niente, sembra che tutto sia uguale a prima. Accendi il telegiornale, senti Lilli Gruber che parla e te metti a ride. E butti il telegiornale con tutto il coso dalla, hors de la fenêtre, fuori della finestra. Non hai più bisogno di sentirti dire dal tuo politico cosa devi fare, perché se non lo fai sei cattivo, e poi sai che se sei cattivo cosa succede, vero? Che scoppia la guerra atomica e te ti cagli sotto. E scopri qual è il meccanismo tremendo del cosiddetto governo MK Ultra, Mind Control, che usa per farti creare a te le cose che lui non sa creare. Perché? Perché chi comanda non ha quella parte animica lì. Non ce l'ha. E se non ce l'ha, non sa fare quello che sai fare te, però te non lo sai che lo sai fare. E allora come si fa? Hai visto che il cervello crea? Hai visto che il cervello crea i fotoni? Che il cervello crea la unificazione delle sfere? Che ti permette di tornare attraverso questo meccanismo, che è un meccanismo di zero point energy che poi c'hai nel cervello, di sapere, di acquisire la consapevolezza di chi te eri, di chi te sei sempre stato. Bene, allora si usa questa cosa qui. Dopo che te hai unito le sfere, hai fatto la tua rivoluzione coscienziale interna. Ma tu sei il creatore dell'universo, sai che cosa vuol dire? Che a specchio, da quell'istante, tu cominci a creare fuori. Te non te ne accorgi. I tuoi genitori, che litigavano dalla mattina alla sera, ti accorgi che sono la rappresentazione della tua parte mentale, della tua parte spirituale e della tua parte animica, che non avevano voglia di riunificarsi. Ognuno manteneva le sue posizioni, il maschile e il femminile separato. E cosa si vede a specchio fuori? A specchio tu ti stai creando una situazione a specchio che è la rappresentazione di quello che dentro non hai risolto. Quindi il rapporto con l'altro sesso, il maschile e il femminile, non può essere un rapporto armonico se non c'è armonia tra la parte mentale, spirituale e animica. Non può funzionare. Nell'istante in cui tu hai messo insieme le tre parti, tutte le psicomalattie di questo universo sono finite. E nelle psicomalattie ci mettono le malattie del corpo, tutte, perché tutte le malattie, ora si capisce, che le hai fatte te. Inconsapevolmente, perché nessuno vuol morire di tumore, nessuno, però la tua coscienza ti obbliga a fare quel cammino, e se te non lo vuoi capire che c'è un problema da risolvere, te lo fa capire, o con le buone o con le cattive, si potrebbe dire così. E te, quando c'hai questa malattia, ti devi capire perché mi sono ammalato, perché, che cosa rappresenta questa malattia, che cosa devo capire da questo momento di disarmonia
che io stesso inconsapevolmente mi sono creato. Ma la fai venire questa consapevolezza che mi porterà anche alla guarigione e alla non sofferenza. E lì scopri una cosa fondamentale. La morte non è una malattia. E a questo proposito mi viene in mente anche un'altra frase del Carosello, no? Quella, l'avete presente? Che i Caroselli sono tremendi. La cellulite è una malattia. Cazzo, non lo sapevo. Cioè, allora, cioè, ma ti rendi conto di che stronzata dice questo qui? Non è vero, la cellulite non è una malattia. Non esiste. Però ti fa vedere quel Carosello lì che te in qualche modo devi risolverlo questo problema. Il problema della morte come si risolve? È facile. Il problema della morte è già risolto. Perché noi, vedi questo corpo qui, questo è il contenitore della mia coscienza. La mia coscienza, facciamo un esempio, facciamo io. Questo corpo qui è morto sempre, è morto dall'inizio alla fine. Quello che voi vedete come variazione è l'invecchiamento del cappotto. Il cappotto si muove perché c'è dentro uno che lo fa muovere, che è la coscienza. Il cappotto è sempre morto. Nell'istante in cui la coscienza ha il joystick del cappotto che si muove, la coscienza è anche il suo contenitore. In ipnosi questo veniva fuori chiaramente. Dove abiti? Si diceva la parte animica allora, non si parlava ancora di coscienza. Dove abiti? E la parte animica diceva: io non abito, io esisto. Poi, siccome la parte animica aveva preso gusto a guardarmi nella testa e io mi facevo delle domande che non parlavo a voce, la parte animica del soggetto mi rispondeva senza che io formulassi la domanda. E io dicevo: che cazzo vuol dire? E lei: la stanza in cui io sono esiste solo perché io ci sono dentro, perché se io non ci fossi dentro la stanza non esisterebbe. Uguale agli orbitali atomici. Un elettrone e un orbitale atomico. L'orbitale atomico ha un'equazione, l'equazione dell'orbitale atomico. Ti posso assicurare che quell'equazione è l'equazione dell'elettrone. Se l'elettrone non esiste, non esiste neanche l'orbitale atomico. È uguale. Capisci che ci volevano però, per capire queste cose, per fare le liaison opportune, dei prerequisiti, cioè dovevi aver studiato fisica quantistica, dovevi aver studiato chimica, dovevi aver studiato delle cose. No, sì, il discorso è carino, è bello, però rimane newegiano. La morte in questo universo non esiste. Non so se sia un bene o un male, mi dispiace, non c'è, non muore nessuno, è il cappotto che si invecchia. E perché noi che abbiamo parte animica moriamo? Perché la parte animica è venuta qui per fare l'esperienza della morte. Perché la parte animica ha l'asse del tempo che vede in modo non locale. Quindi la parte animica deve imparare che cosa vuol dire iniziare e che cosa vuol dire finire, cioè nascere e morire. E l'apprendimento non è un apprendimento quantistico, classico di come si accende e si spegne un interruttore. Acceso o spento? Ho capito. No, perché la vita dà colore all'esperienza della morte. A seconda della tua vita, te potresti voler morire subito, non voler morire mai, aver paura di morire, preferire morire buttandoti giù dal ponte, oppure schiacciato da una bomba dell'ISIS. Che ne so io? È perché il mondo è fatto così. Devi fare l'esperienza attraverso la quale colorerai il momento in cui tu comprendi che cosa vuol dire finire. Devi passare attraverso l'esperienza per comprendere l'esperienza. In quell'istante, quando hai capito, dopo che hai perso il corpo, che la morte non c'è, comprenderai anche che l'esperienza non serviva, perché tu torni a essere quello che eri prima, cioè una parte del tutto che è l'universo globale. Se tutto ciò che ho detto è per caso vero, e sembra, perché il mito lo racconta, il mito è vero in quanto tu inconsapevolmente hai creato il mito, hai creato la storia, hai creato il film, hai creato il romanzo, dal quale il mito poi prende anche spunto, perché tu inconsapevolmente crei quello che te ancora non sai, lo tiri fuori per poterlo leggere, e nell'istante in cui lo leggi, come nel film La Storia Infinita, capisci che tu sei il lettore del libro, il personaggio del libro e il creatore della storia. Questo c'è all'interno di quel film, no? Sei te quello lì,
però te ne rendi conto solamente quando sei alla fine del libro. È incredibile e non può che essere così, perché sennò l'esperienza non avrebbe senso. L'esperienza ha senso solo se tu non sai come va a finire. Io ti sto dicendo, io non so quali saranno i vostri percorsi o i miei, ma io so che finisce bene, perché noi abbiamo creato l'universo. E quando voi fate il triade color test dinamico flash e chiedete alla vostra coscienza, fate la prova, tanto vi ci vuole 10 minuti, fate la prova, chiedete alla vostra coscienza, mi fai vedere come finisce, e poi ne riparliamo la prossima volta. Se qualcuno vuole ancora resiste a farmi qualche domanda, ora mai più. Grazie.